Questa mattina nella Commissione 4 abbiamo fatto due passi molto importanti per quanto riguarda il raggiungimento di importanti punti del programma di mandato del Sindaco Nogarin. Il primo punto riguarda Esselunga, un'operazione che vede riqualificata l'area ex Fiat, un'area finora degradata e che ha visto un percorso difficile che ha visto protagoniste anche le associazioni di categoria e il centro commerciale naturale Colline, che sono stati incontrati varie volte in vari incontri, quindi c'è stata una partecipazione di questi soggetti. Ricordiamo che questa operazione porterà a 140 posti di lavoro. Il secondo punto riguarda l'approvazione del piano di riqualificazione delle colline, dove finalmente abbiamo definito un regolamento per la realizzazione degli annessi agricoli e che finalmente porterà ordine sulle colline livornesi, cosa che aspettiamo ormai da più di 17 anni. Su questo punto voglio essere molto chiaro, non si tratta assolutamente di una sanatoria ma di un piano di riqualificazione che permetterà attraverso un regolamento preciso e puntuale la realizzazione degli annessi agricoli e che quindi porterà ordine e permetterà lo sviluppo dell'agricoltura amatoriale in maniera chiara e precisa. Entrambi i provvedimenti approderanno in Consiglio Comunale il prossimo 24 novembre, quindi sono due obiettivi raggiunti e ci saranno appunto 140 posti di lavoro e finalmente anche Livorno si apre alla libera concorrenza.